Dal suo collega Sibilia, che è capogruppo come me del Movimento 5 Stelle, io del Partito Democratico, evidentemente in quella commissione non è andata così. Noi, cioè io, ho chiesto al presidente Casini e ho ottenuto, tant'è che da qui parliamo, che si partisse. Altri chiedevano di partire dal 2000, da chissà quando, e quindi evidentemente no, non si è arrivato. Aspetta, quando è iniziato? Adesso arrivo. Che si partisse con i lavori della commissione da 10 anni fa, 17 anni fa addirittura. Io ho detto, siccome credo che noi dobbiamo dare delle risposte alle cose che oggi più interessano l'opinione pubblica, partiamo dalla più recente. E ho detto che partire dalla più recente, cioè dove il governo è intervenuto più di recente, visto che è anche contestato da alcuni come lei l'operato del governo, si fanno le Venete, si fa Monte dei Paschi, si fanno le quattro, tra cui Etruria. E queste noi facciamo in tempo a farle prima della fine della legislatura. Tanto che ci siamo dotati di un lavoro all'unanimità in commissione, quindi anche il Movimento 5 Stelle, di un programma di lavoro che ci consentirà di fare tutte queste cose, di audire tutti quelli che riterremo insieme di audire e di andare a fondo sulle storie di queste banche. Perché io su queste vicende e il Partito Democratico non abbiamo nulla da nascondere, anzi più si fa chiarezza, meglio è. Vedremo alla fine di questo lavoro chi si preoccuperà. E questo sarà una domanda per cui le ho risposto. Le ho risposto adesso e non nel 2014. Io non ho ascoltato la risposta. Le ho risposto che abbiamo i mesi necessari a fare il lavoro che lei suscita e vedrà che accadrà. A meno che ovviamente confidiamo nella vostra collaborazione nell'accelerare i cittadini italiani che ha costituito la commissione d'inchiesta 3 minuti prima della fine della legislatura. Mancano 5 mesi. Non volevo essere così, non voglio fare polemiche. Voglio parlare di altro anche, per favore. Mancano 5 mesi, e in 5 mesi, se si vuole, la verità viene fuori. Voi fate parte, della commissione, quindi farete il vostro lavoro. Lavoriamo domenica al fine, d'accordo? Allora, lunedì alla domenica, ma le segnalo che la settimana scorsa noi abbiamo rallentato il lavoro su richiesta del suo capogruppo, che ci diceva, e se lo faccia confermare agli atti, che siccome c'era la discussione della legge elettorale della Camera era meglio non convocare la commissione. Ma lei non sa di cosa parla, parli con Sibilia, ci saranno 20 persone. Adesso guarda, è arrivata la legge elettorale. Capisco l'imbarazzo in cui si trova.